Inizia con un colpo di scena il penultimo round del World WCR. Maria Herrera fa spegnere la moto in griglia di partenza, pertanto è costretta a partire dal fondo dello schieramento. Gara 1 vede Ana Carrasco scattare dalla pole position, assicurarsi l'all shot, la staccata della prima curva, precedere Beatriz Neila Santos, via via tutte le altre, con Maria Herrera già nel corso del primo giro, dopo poche curve a metà gruppone, riesce in questa circostanza addirittura a portarsi davanti a Rubens, conquista ulteriori posizioni, una rimonta straordinaria da parte della portacolori Clint Forward, e così riesce anche ad avere la meglio rispetto alla sudafricana Jessica Auden all'ingresso del gancio in salita, già quinta a conclusione del primo giro. Là davanti Tyler Elf, attacca e passa così con decisione alla staccata della prima curva Ana Carrasco, la quale riesce a risponderle in curva 7. In tutto questo la vedete con il numero 6 Maria Herrera in quinta, e addirittura il rettilineo, sebbene paga dazio in termini di velocità massima, riesce poi in staccata a sbarazzarsi in un sol colpo di Sara Sanchez e Beatriz Neila, guadagnando così la terza posizione, che diventa seconda alla successiva staccata a precedere Tyler Elf. Sara Sanchez deve scontare il long lap penalty comminatole dalla direzione gara in seguito al discusso e controverso contatto nell'epilogo di gara 2 a Cremona, proprio a scapito di Maria Herrera, che a 8 giri dal termine in seconda posizione fu inquadrata con il numero 96, la nostra unica portabandiera al via, Roberta Ponziani, in sesta posizione. Finisce fuori pista in questa circostanza Sara Sanchez, che tenta una prodigiosa rimonta. Là davanti Maria Herrera, ricordiamo, dopo essere scattata dall'ultima posizione in griglia, va già l'attacco di Ana Carrasco, ma inizia a piovere a Estoril, e qui Ana Carrasco finisce lunga in fondo rettifilo dei box. Maria Herrera si porta al comando e dietro Tyler Elf, tradita dalle gocce di pioggia, finisce a terra. La direzione gara non può fare altrimenti che esporre la bandiera rossa, dunque classifica alla tornata precedente con Ana Carrasco il trionfo, quarta affermazione stagionale per la portacolori del team Evan Bros, a precedere Maria Herrera e Beatriz Neila in terza posizione. Quarto ora per Ana Carrasco, già campionessa del mondo Super Sport 300 e sempre più leader del mondiale femminile di velocità su pista. Completa il podio Beatriz Neila, settima la nostra Roberta Ponziani. Era uno dei miei obiettivi della stagione vincere questo, ripensando al brutto infortunio che avevo riportato nel 2020. È stata una gara molto difficile per me del meteo, specie quando è iniziato a piovere, così ho dovuto spingere perché sapevo che l'eventualità di una bandiera rossa per vincere dovevo trovarmi in testa. Grazie a tutta la squadra, è stata una fantastica vittoria. Gara 2 del World WCR al circuito Estoril con Sara Sanchez in virtù del giro più veloce siglato nella corsa del sabato, che scatta dalla pole position, ben tuttavia Maria Herrera ad appropriarsi del comando dell'operazione, la staccata della prima curva, la nostra Roberta Ponziani con il numero 96 e casco tricolore ingaggia un vincente confronto con Tyler Elf per la quinta posizione, preceduta dal poker di veloci motocicliste spagnole Sara Sanchez, a confronto con Maria Herrera con il numero 6, con il 22 Ana Carrasco e con il 36 Beatriz Neila Santos in 1:50.351, autrice del giro più veloce della contesa. In tutto questo sbaglia e paga Maria Herrera, che passa in un sol colpo dalla prima alla quarta posizione in una contesa particolarmente importante ai fini campionato. Non è di fatto in lizza per il titolo, è quarta nella generale Beatriz Neila Santos, ma riesce addirittura a portarsi al comando
da lì a poco Sara Sanchez a sua volta riuscirà a condurre la propria presenza in testa. Maria Herrera sfila al gancio la sua avversaria nella corsa al titolo. Carrasco cade Tyler Elf, protagonista delle ultime apparizioni stagionali del mondiale femminile di velocità su pista. A terra anche Jessica Auden. Tutto questo, 4 giri dal termine, confronto 4 per la vittoria. Sanchez, Carrasco, Herrera, Neila. Questi 4 grandi protagonisti di gara 2, con Anna Carrasco come sempre velocissima in rettifilo, frutto anche del suo peso piuma, riesce a condurre la propria R7 preparata dal team Evan Bros al comando dell'operazione. Maria Herrera decide di rompere l'indugi, ma fa buona guardia della seconda posizione Sara Sanchez. Rischia di perdere punti preziosi fino al campionato, la porta colori Clint Forward Race. Si arriva così al curvone che mette sul rettifilo dei box, con Anna Carrasco al comando. Sara Sanchez sfrutta tutta la scia e proprio sul traguardo per un'iniezione si assicura la prima affermazione in carriera nel World WCR. Successo di Sara Sanchez. Tamayo porta colori 5-1-1, terra e vita. Prima vittoria che spezza così l'egemonia di successi frutto del dualismo tra Maria Herrera e Anna Carrasco, con proprio Carrasco seconda e sempre più al comando della classifica, terza Herrera. Tra le due adesso 18 punti di gap, con ancora 50 in palio nella finalissima sempre in gara doppia, con quelli Erez della Frontera, Roberta Ponziani quinta in questa gara 2, che è anche quinta nella classifica generale del campionato, preceduta 4 motociclisti spagnoli di testa. Sono molto felice perché è stato un weekend particolarmente difficile, ma alla fine finalmente siamo riusciti a conquistare la vittoria. Non posso che ringraziare tutta la squadra della mia famiglia. Ci riproveremo tutti i giorni a Erez della Frontera. So, thank you.